I Corrieri di Kiss. Oggi in compagnia dei Corrieri c'è niente poco di meno che colui che possiamo definire uno dei più grandi talenti e soprattutto la sorpresa di questo 2022. Mamma mia, ma come lo possiamo annunciare se non dicendo che c'è ai Corrieri Tananai? Ciao, ecco. Pensa a te se sono stato io la sorpresa del 2022, no, che è nata da dimenticare. Ma una grande sorpresa. Ha detto una cosa molto intelligente, perché è stato un anno particolare, però tu sei stato musicalmente una grande sorpresa. Beh, mi fa piacere, sono contento. Cioè, io mi conosco musicalmente da un po', quindi per me non sono una sorpresa. Quindi praticamente ci stai dicendo che mi hai fatto una figura di merda. No, scherzo. Ma nel senso, allora, quando io dico questa cosa, e soprattutto quando faccio riferimento alla vittoria, non vittoria, certo, di Sanremo, sì. Perché tu sei arrivato ultimo. Sì. Giusto, sì, però hai spaccato tutto. Beh, sì, è andata molto bene, devo dire, inizialmente, ma infatti anche prima mi chiedevano i vostri colleghi se me l'aspettassi, ma io dico, come fai ad aspettarti? Guarda il video. Infatti, il video bellissimo che stiamo vedendo adesso sul 158, nel momento in cui è stato annunciato il tuo ultimo posto, c'è questa... con te, il tuo staff attorno. Cosa devo fare? Piangere? Allora, io ti devo dire la verità, quando ho visto questo video mi sono rivisto qualche anno fa. Beh, però seguite il concetto, perché forse sono malato in questo. Quando ho preso il diploma liceo scientifico, io ho fatto l'ultimo biennio una merda, ma proprio male, quarto e quinto, e potevo prendere tra il 60 e il 65, ma io fino all'ultimo momento ho detto, io devo uscire con 60. Bravo. Io voglio il minimo. E infatti quando mi hanno dato 60 ho detto, sì, ce l'ho fatta. Ma è giusto, e quindi quando ho visto che esultavi ho detto, questo è un grande. Meglio ultimo che penultimo. No, posso, meglio ultimo che inclassificabile, cioè nel senso, mettiamola così, era un gioco, era una classifica, voglio dire, ripeto, l'ho sempre detto, non salvo delle vite, faccio musica, quindi devo essere in grado di anche mettere le cose nella giusta prospettiva, no? Cioè, quello che è il mio lavoro, la mia passione, tutto quanto, comunque ha una certa importanza, ma ripeto, non salvo delle vite, quindi è inutile piangersi addosso, abbattersi. Beh, ha fatto emozionare. Ma è anche come andare a scuola, che alla fin fine, se comunque esci male, non vuol dire che nella tua vita poi sarai un fallito, ovviamente. Comunque prima, quando dicevamo che sei stato sicuramente una sorpresa musicale, ma non solo, anche a livello di social. Io ho iniziato a seguirti su Twitter dopo Sanremo. Oh, raga, fa ridere una cifra. È vero. Cioè, fa ridere perché racconta le storie di vita. L'altro giorno raccontavi che hai incontrato una tua fan che t'ha scambiato per te, ma non credeva che fossi tu. Ah, sì. Per dire, no? Era andata a comprare l'insalata, perché avevo fatto la spesa prima e mi ero dimenticato l'insalata per l'insalatona. E quindi sono tornato ma vabbè, io parlo di queste cose perché davvero la realtà molte volte supera la finzione. E quindi, niente, sono andato lì e mi fa, ma sei tu? E faccio, sì, sono io. Fa, sai che ci assomigli davvero? Sì, sono io. E fa, ma davvero tanto? Anche la voce? Sono io. Ma sì, Scamaccio. Ridere è andata via. No. Però lo sai, mi hanno detto, assomiglia a Scamarcio. Mamma. Però aspetta, adesso hai detto Arcomi, perché qualche tempo fa ti hanno fermato scambiandoti per Arcomi. Sì, vero. E lui, perché è un minchione, diciamolo, Tananai è un vero minchione. Ecco, a te piace perculare un po' la gente? Sì. Non perculare, ma in maniera buona, intendo, no? Ma sì, ma secondo me è tutto un gioco, voglio dire. Poi, in quel caso, all'esperienza a cui si riferisce lui, era arrivata una persona e mi aveva chiesto di firmare un autografo sulla foto di Arcomi, no? Perché mi aveva scambiato per Arcomi. E quindi io voglio dire, cioè, a me alla fine cosa mi cambia fare un autografo che non sono io? Perché era lì col sorriso, tutta felice, eccetera. Ho detto, boh, vabbè, teniamole, cioè, lasciamole questa gente felicità. Ma che, cioè, dice, no, guarda, hai sbagliato, si incazza pure e se ne va. Certo, tu ci mancheresse. Qual è il problema? Numero uno. Ti è mai capitato? Ci mancheresse. Ma ti è mai capitato anche di venire scambiato per altri? O appunto come l'aneddoto che raccontavi prima della tua fan che pensava fossi tu, ma che in realtà che non fossi tu? Ti sono capitate altre occasioni di questo tipo? Ma sì, capitano abbastanza. Cioè, la gente che ti incrocia fa, ma sei Tananai? Boh, sì, allora diciamo quello che sto cercando di fare adesso è che praticamente quando
soprattutto, cioè a me piace comunque avere due chiacchiere, no, con certo. le persone, quindi magari se vieni mi saluti, mi chiedi una foto, non c'è nessunissimo problema. Invece se mi fai la foto a sgamo o il video a sgamo da lontano eccetera, no, è un po' fastidioso. Ma vabbè, sì. ma al di là di quello, io adesso ho iniziato ad adottare la tecnica che non ho neanche inventato io in realtà, che tiro fuori anch'io il mio telefono e quindi faccio la foto e voglio vedere fai se sulla si ripresa sente. All'altro sì, ma sì, sarà sì. bella cosa, il contro paparazzo. Allora, sta arrivando il tuo ultimo successo, del quale dopo parleremo un attimo anche tra virgolette un pochino dell'idea geniale che hai avuto del video. Qua lo possiamo dire, Ciro, noi continuiamo ad annunciarti con questo pezzo abissale che è veramente figo. Grazie. Quando l'hai scritto, giusto per sapere, questo per farci fatti tuoi? L'ho scritto durante il tour, in un day off tra il van e una tappa verso Milano, quindi sono tornato in studio a casa mia e l'ho suonato lì. Era un periodo molto felice. Io di solito tendo a fare canzoni che rispecchiano l'esatto momento, cioè l'esatto opposto del momento che sto vivendo. Ah, ok. E quindi abissale l'ho scritta in un momento molto felice per me. Ma ascolta, te lo vuoi annunciare tu da solo qui su Radio Kiss Kiss? Certo. Però vai. Aspetta, prima di annunciarlo, dimmi. Ti voglio dire, quando ascoltiamo il tuo pezzo, siamo soliti fare una cosa durante il tuo pezzo, soprattutto il finale. Uh-huh. Finale della canzone finisce con Abissa. Cioè noi entriamo e cantiamo sempre l'ultimo pezzo con gli ascoltatori. Ah, con abissale. Sì, sì. Okay. Quindi dopo quando rientreremo e canterai tu su te stesso. Vai, autoannunciati. Su Radio Kiss Kiss adesso ascoltiamo Tananai, abissale. È più bravo di noi. Tananai ai Corriere di Kiss Kiss in nostra compagnia, abissale. Tra l'altro un video molto particolare perché è stata una scelta, innanzitutto scelta tua di fare un'idea di questo tipo. Ma allora, io no, quando lavoro con persone che reputo comunque artisti, creativi, che siano per fare le cover dell'album o per fare videoclip, tendo a lasciarli esprimere al 100%. Quindi... Ma pure lui quando lavora con me deve lasciarmi esprimere perché sennò già facciamo. Ricordiamo, 8 ore fermo via Dante a Milano. Ma sì. Posso fare una domanda? Probabilmente te l'avranno fatta, probabilmente è una domanda banale, ma se uno ha un'idea del genere, dice ragazzi dobbiamo fare questa cosa, 8 ore fermi per strada immobile, ma la pipì come te la sei gestita? Che alla fine si scalino tutte le priorità. La priorità lì è portare a casa il sicuramente, però è pure una priorità nel momento, cioè. Vabbè, non stavo a bere come un pazzo, ovviamente. Iniziavo a bere tantissimo, no, la mattina. Qua dietro, quando prima si parlava di questo. No, secondo me c'aveva un aiutino. No, l'aiutino. No. Che tenevano un catetere di 6 km. Che cos'è? No, no, un pannolone. Ma stai aspettando, non hai un pannolone. La differenza, perché è molto giovane, non ha ancora capito che se non la fai quando la senti, poi i problemi alla prostata ti arrivano dopo i 40 anni. Ma questo è un altro problema. Vabbè, non raga, buona radio lui. A tutti. Comunque, buona prostata a tutta l'Italia. Allora, al di là di tutto ciò, è uscito il tuo nuovo album Rave Eclissi, sì. Con diversi sì. tuoi successi, e che altro inizierà anche un tour, no, con il nuovo anno. Yes, adesso inizia il tour, a maggio vado a Napoli. Ieri abbiamo annunciato il forum di Assago a Milano. Sì. Ci spostiamo al forum l'8 maggio, che è il mio compleanno. Allora, io ho delle date: 5 maggio a Napoli, 6 maggio a Roma, 8 maggio a Milano, 10 a Firenze e 13 maggio a Padova. Sì. Ci facciamo un bel giretto. Non vedo l'ora. Ma poi soprattutto davvero. Arrivare al forum di Assago, boh, non lo so, guarda, io sono emozionato per chi ci va, quindi. Beh, sì. A proposito di concerti, sai come si chiamano le sue fan? Ma guarda, ti direi di sì perché me l'hanno detto prima, ma l'ho scoperto prima, non la sapevo questa cosa. le lontrine. Che stile. Ecco, sì, grande stile, ma vogliamo però spiegare a chi ci ascolta perché, da dove nasce questo nome? Nasce dalla giornata di promo, dopo che ero passato tra i ragazzi che dovevano partecipare alla finale di Sanremo Giovani. Abbiamo fatto una giornata intera di promo, quindi interviste eccetera. Io non ero minimamente abituato, sono arrivato alla fine della giornata, ero stravolto. E l'ultima cosa da fare era associare un emoji a determinate cose. Una delle domande era: associa un emoji al tuo brano in gara. Okay. Io dovevo dare un emoji esagerato. Che cavolo di emoji devo dare? Boh, una lontra, perché sono belle, sono carine. L'emoji lì, tranquilla, pancia in su. E da lì l'hanno presa, l'hanno fatta loro. Di conseguenza le tue fans le possiamo chiamare le lontrine, no? Per sì, questo. Le lontrine. Ma visto che appunto chi ha le sorcine, i sorcini, e lui ha le lontrine. Visto che si trattava appunto di emoji, adesso facciamo un giochino di emoji con te.
Yes. Perché la cosa è molto semplice, la chiamiamo Tananagi. La Tananagi è molto bella questa cosa, una crasi sigla. Molto sigla, la Tananagi fa e Tananagi. Grandissima, grandissima sigla. Adesso sembra noi... ristorante fusion sì, giapponese brasiliano. Noi ti faremo vedere delle emoji, quelle che ci mandiamo tutti i giorni su WhatsApp, e tu associerai una canzone, la prima canzone che ti viene in mente una volta che vedi l'emoji. Ovviamente perché ci sta ascoltando in radio descriveremo qual è l'emoji, ma che tu potrai vedere adesso sullo schermo. Allora, andiamo con la prima. Ecco, questo è un piatto di pasta. Allora, due. Quelle spaghette. Allora, ti direi o la mia pasta. Vabbè, sì. Giusto. Oppure spaghetti con ragù di Bello Figo. Ah, sì. Bello, sì, ci sta, ci sta. Vai con la seconda. Bello Figo. Bello Figo. Bello Figo. Sì. Vai, grande gente. Che è uno stadio. È lo stadio. Questo è lo stadio. Bello questa emoji. Selly. Selly di Vasco? Sì. E perché proprio Selly? Perché Vasco è lo stadio, secondo me, cioè proprio la musica cantata in coralità. È vero, bello, 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 ci piace. Vai, vai con la prossima. Eccola, beh, un'ancora. Qua c'è, qua potresti, c'è un accento anche. Questa è l'ancora. Ma canzone? Non so perché mi viene in mente una rotonda sul mare di buon gusto. Ma perché ci sta, perché mare, ancora. Bello, poi un ritorno al passato. Se avesse detto "e notte alte sono sveglio", quella era troppo facile, cioè quella era ancora, no? No, mamma mia, che gag. Gag su gag. Andiamo qui, con la prossima, vai. Accesso. Ma che cos'è? Ma perché abbiamo messo un water? Sanitario. Mamma, non si può esporre. No, che significa no, non che posso esporre. Una canzone che al Pulcino Pio, anche se comunque l'apprezzo. E beh, certo, l'apprezzo, ti sarebbe dire che Pulcino Pio ha fatto una hit incredibile. Andiamo avanti. Vai con la prossima. Ah, questa qua è una palla da discoteca. Bella, questa è da anni 80, anni 70. Gimmi, gimmi, gimmi degli ABBA. Mamma mia, gran pezzettone. Bellissima. Yes, gran pezzettone. È quella che fa gimmi, 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 alla, se fa senza palla. No, no, non è quella. Ok, ok. Era un'altra. Vai con la prossima. Beh, questo qua proprio è il bacio, stampo, il bacio da rossetto, questo qua. Vabbè, questo, dai, facciamo sesso occasionale. Mi piace la sua autopromozione. Ma tu hai visto che voce calda che mamma mia, veramente. Ma sai da che... gennaio che devi fare? Fine maggio. A maggio devi fare, no, perché c'avevo un progettino per te. Ma cos'è? Vabbè. Ma ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Allora, beh, questa... è un maiale questo. Un porcellino. Mi viene in mente una di Villa Banks con Boro Boro, Rompo. Rompo, rompo, rompo. Questa è bella. Ti mettiamo l'ultima. L'ultima che ovviamente si avvicina al tema di questi giorni. È l'albero di Natale. Ah sì, l'albero di Natale. Wow. Ah, una canzone natalizia, quindi. Ok, Roma Bangkok. Roma Bangkok di sì. Roma Ferreri. Sì. Per quale motivo? Perché a Natale vai a Bangkok? Perché a Natale mi piace ascoltare le canzoni estive anche. Cioè, ma sai tutte che tutte lo due. Immaginavo però, perché c'è infatti due. Io stavo dicendo, se mi dici Mariah Carey, come si chiama quella canzone? Sì, All I Want For Christmas. Ti caccio, e invece vedi, grande, grande cacciato. Allora, con noi oggi ai Corriere di Kiss Kiss c'è stato Tananai. E guarda, ci sei simpatico, ci piaci tanto artisticamente, e quindi ti posso dire a nome mio e di Ciro che ti auguriamo la carriera più bella e lunga che tu possa avere. Grazie, grazie mille. E ti diamo anche l'opportunità di annunciare il tuo prossimo successo, che così ci salutiamo in questa maniera. Adesso su Radio Kiss Kiss con Baby Goddamn Tananai. I Corrieri di Kiss Kiss, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, solo su Radio Kiss Kiss.